Siamo qui con uno famoso youtuber che occasionalmente fa il pilota e vince dei mondiali. Ha vinto due gare, la 24 ore di Le Mans e il Boldoro ovviamente su una Suzuki. In questo caso ha detto che non supererebbe mai la Suzuki che ha davanti. Probabilmente vuole studiare l'assetto, non ho capito molto bene. Ciao Sylvain, scusa questa battuta così, ci conosciamo da una vita, ha corso in MotoGP. Qual è la differenza fra correre MotoGP, Superbike, hai vinto anche un mondiale, e Endurance? Quest'anno l'Endurance era un'esperienza molto differente, che mi è piaciuto molto. Era un challenge per le moto, ma anche per i piloti, per la squadra, che è differente. Le gare di 24 ore sono molto difficili. È difficile da dire come... La gara di 24 ore è la gara peggiore e migliore della carriera. Peggiore perché è molto difficile. Ma migliore perché quando è finito c'è un feeling incredibile con la squadra. Con la squadra. Sì. Anche guidare di notte deve essere molto impegnativo. Sì, di notte con condizioni differenti, temperatura di pista che cambia molto, la pioggia, per esempio al Boldor abbiamo la pioggia due volte durante la notte, dobbiamo cambiare le gomme, fare il pit stop, la strategia. È differente, ma veramente un'esperienza bella. Sylvain, oltre ad essere uno youtuber professionista, è anche il collaudatore della Suzuki MotoGP. Io non so quante ore abbiano le tue giornate, Sylvain, perché fai talmente tante cose che veramente... Ecco, allora, parlaci anche di questa Suzuki. Quest'anno Mir ha perso il mondiale, ma già siete pronti per il prossimo anno. Sì, ma quest'anno Joan ha fatto una bella stagione, sì. È arrivato terzo, sì. Abbiamo trovato un francese, Fabio, che era veramente fortissimo quest'anno. Noi la Suzuki, il sviluppo andava avanti, dobbiamo lavorare molto sul sistema Abbassatore, diciamo. Sì, questo è importante e siamo un po' in ritardo con questo, ma la moto è una moto che funziona dappertutto, che funziona bene. Dobbiamo solo lavorare su qualche punti di sviluppo. Com'è passare proprio da una moto GP alla moto Endurance? Cioè, devi fare uno switch particolare per guidarla al massimo? Sì, ma l'esperienza aiuta. Questa moto di Endurance la conosci bene perché ho fatto le autore di Suzuka tre volte già. E la Superbike è una categoria che mi piace, che conosci bene. E la MotoGP è una moto che si guida con un modo di guida differente. Ma adesso ho l'esperienza per andare da tutte e due le parti. Sì, senti, ti faccio un'ultima domanda. Tu sei un motociclista che va anche in giro per strada? Ovviamente non ti chiedo che moto usi, però il tuo approccio alla moto da strada qual è? Come hai iniziato a fare il pilota? Perché andavi forte per strada e hai detto voglio provare in pista, come... No, non abbiamo mai parlato. Ho iniziato sul circuito come bambini, no? Da giovane. Dopo, a 16 anni, in Francia, si poteva fare la patente per il 125. Ho fatto questo, dopo a 18 anni la patente per le moto normale. Io guido sulla strada. Ma la Suzuki ho una GSX-R 1000R, ma dopo qualche mese l'ho trasformato per YouTube. Per YouTube, e adesso ho una moto di circuito. Va bene,
Grazie Sylvain. Grazie Paolo. In bocca al lupo per le prossime gare e anche per i prossimi video, perché noi ti seguiamo molto. Ciao. Ciao.